E dunque noi siamo in chiusura e vi lascio al servizio di Luca Cardinalini sui mondiali antirazzisti e vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Sport alle 9. Grazie per l'attenzione e buona giornata. A nemmeno 24 ore dal preliminare di Europa League, Damiano Tommasi riscende in campo, stavolta contro la Brigata della Pace. Un cambio notevole. Tommasi guida la squadra dell'Associazione Nazionale Calciatori, compagine ovviamente mista, come è quasi norma ai mondiali antirazzisti della WISP, che si svolgono a Castelfranco Emilia, dove le regole e lo spirito e le pratiche sono quelli di un altro calcio. Non so se è un altro, se è il calcio. È il pallone, questo giocattolo, come ho detto, che è inclusivo e quindi in qualsiasi situazione può diventare momento di aggregazione, di sfida, di competizione, come è stato ieri sera. Diamo un calcio a questo calcio, è il filo conduttore delle centinaia di partite che si disputano negli assolati campetti, dove si alternano senza soluzioni di continuità, compagini pittoresche e multietniche. Il villaggio dello sport della WISP è la risposta a quello che accade nel calcio, diciamo, ufficiale, nel calcio delle federazioni, nel calcio della FIFA. Qui si gioca uno sport inclusivo con il marchio antirazzista. Migranti, volontari ultras, cooperanti, semplici cittadini, un caleidoscopio di storie e provenienze che si annullano dietro un pallone che rotola. Il calcio unisce, il razzismo divide, lo dicono gli striscioni e soprattutto le persone.